Ogni due anni ritorna l'appuntamento con l'orienteering nel cuore delle Dolomiti. Siamo in Primiero, Trentino, e come vedete dalle immagini che passano sui vostri teleschermi, i paesaggi, le vette, le valli, le suggestioni di questa zona ci fanno capire perché le Dolomiti sono diventate ormai da un decennio patrimonio dell'umanità. Gli organizzatori dell'Unione Sportiva Primiero hanno preparato una competizione tecnica e impegnativa per gli esperti, ma anche accessibile per le famiglie, insomma una bella gara di orienteering in una cornice ideale per questo sport. Ben trovati a tutti dal sottoscritto Gianfranco Benincasa e da Pietro Ilarieti, come sempre qui al mio fianco. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno a tutti. Ci prepariamo a vivere questa bellissima tre giorni, scenari come sempre nell'orienteering pazzeschi, proprio da favola, organizzazione di altissimo livello, partecipazione internazionale, sono più di 1000 che arrivano da tutti i continenti praticamente, e direi che il lavoro impostato dall'Unione Sportiva Primiero è stato, come ha sottolineato, grandissimo. Qui siamo nella zona di Passo Valles, dove si sono svolte due delle tre gare ufficiali, ma intanto andiamo a sentirci le interviste ai protagonisti. Benvenuto del territorio a questa tre giorni delle Dolomiti a cura di Antonio Stompananto, presidente dell'APT di San Martino di Castrozia, Primiero Vanoi. Sì, buongiorno a tutti, benvenuti in questa località, San Martino di Castrozza, nel nostro ambito è San Martino di Castrozza Primiero Vanoi e raccoglie veramente un ambito straordinario dominato dalle palle di San Martino che potete vedere, questa è una località bellissima, una località turistica sia d'estate che d'inverno, d'estate appunto con questa montagna magnifica, d'inverno invece con la nostra schiaria, il Calosello delle Malghe. Rocco Romagna è il presidente delle guide alpine di questa zona, nessuno come lui può spiegare agli amici dell'orienteering il significato di queste cime. Buongiorno a tutti, siamo nel gruppo delle Palle di San Martino, a San Martino di Castrozza, gruppo che fa parte dei 9 siti delle Dolomiti UNESCO. Le Dolomiti sono uniche per il lato scientifico perché le loro rocce sono un libro aperto sulla geologia. Abbiamo superato i 1000 partecipanti, siamo quasi a 1100, arrivano da 27 nazioni diverse, possiamo dire che è rappresentato un po' tutto il mondo, arrivano concorrenti da ogni continente. Andrea Gobber del comitato organizzatore allora ci ha ricordato 27 nazioni, 1100 i concorrenti, tanti quelli arrivati dall'estero, in particolare ovviamente per quanto riguarda l'orienteering dei paesi nordici. Per prendere parte a questa settimana dell'orientamento trentina, uno degli appuntamenti clou della stagione per lo sport con bussola e cartina, in vista anche, Pietro, dei campionati del mondo di orienteering che si terranno ad agosto in Norvegia, al confine con la Svezia, a fine agosto per l'esattezza. Sì, quest'anno tra l'altro debutta una nuova formula dei campionati mondiali, vi è una rigida distinzione tra prove in città e prove nel bosco. Intanto qua siamo al prologo, due giorni di prologo a San Martino e Val Venegia, invece ci trasferiamo immediatamente a Passo Valles, prima giornata, si comincia subito con una long con gli organizzatori, ma poi entreremo nel merito che ci spiegano un po' che cosa hanno preparato. Michele Costa, sindaco di Falcade, ci introduce a questo splendido territorio. Siamo felicissimi di ospitare questa manifestazione curata dalla SD Primiero in un territorio che è territorio di confine, ma appunto è bello perché ci si possa incontrare e scambiare esperienze e collaborazioni. Siamo nel cuore delle Dolomiti e credo che tutti quanti possano spaziare con l'occhio e vedere quanto bello è il nostro territorio. In questo caso montagne che uniscono. In questo caso montagne che uniscono e lo devono sempre fare. Le prove di Passo Valles sono entrambe disegnate da Pierpaolo Corona, che ci spiega le differenze dei due tracciati. Oggi i concorrenti corrono su un terreno sicuramente atipico per l'Italia, nel senso un terreno d'alta montagna, a oltre fra i 2000 e i 2300 metri.
Questa è la cartina di gara di oggi a Passo Valles, una gara long. Si possono riconoscere chiaramente le cose segnate in blu, che sono i laghi, i ruscelli, le paludi, comunque tutte le cose che hanno a che fare con l'acqua. Risaltano sicuramente le linee marroni ben mosse, che danno l'idea della pendenza del terreno, delle forme, degli avvallamenti, le colline. Diciamo, si parte dal triangolo di partenza. C'è una linea che congiunge i vari cerchietti, numerati dall'1 al 2 in sequenza, danno idea del percorso che dovranno fare i nostri concorrenti fino al doppio cerchietto dell'arrivo. I concorrenti partono, hanno le informazioni esattamente in partenza, solo in partenza, partono e cercano di fare il percorso nel modo più veloce possibile. Insomma, questa è la leggenda che hanno i concorrenti per capire nel dettaglio dove troveranno la lanterna. E abbiamo il numero che è il, diciamo, la prima lanterna che troveranno, un altro numero con il codice, è univoco di ogni lanterna, e quindi loro hanno la conferma di aver trovato la lanterna corretta, e poi con questi simboli caratteristici dell'orientamento loro sanno se il punto è su una roccia, su un sasso, sul ruscello o su altre forme del terreno. Per esempio il triangolo è un sasso, questa forma, questa specie di pettine è una roccia, e queste linee parallele invece stanno a significare una palude. Eccoci allora, Pierpaolo Corona, il tracciatore, ci ha spiegato anche un po' cosa sono i simboli, come si traccia una gara, questa longa è pronta per la partenza. Abbiamo visto Sinove Braten e altri che sono Thomas Drablia e altri, questo è Alessio Tenani, Polisportiva Masi, che sono in fase di partenza. Quello che volevo dire è che una delle due gare long doveva essere appunto a Passo Valles, un'altra doveva essere invece in un'altra zona, ma Pietro, gli organizzatori, hanno dovuto fare tutto a Passo Valles, le due long lì, perché vai alla tempesta il 29 di ottobre, ha creato loro qualche piccolo problema. Intanto qui la Gemperle, avete visto, campionessa del mondo sulla middle alla partenza. Sì, è così. La prova era originariamente prevista a Passo Rolle e, come sapete, la tempesta ha creato non pochi problemi, e in questo caso è venuto in soccorso il vicino territorio di Falcade, quindi un ringraziamento importante, abbiamo visto anche il sindaco di Falcade, e soprattutto è stato possibile realizzare questo evento anche perché la società degli impianti, in questo caso, ha aperto appositamente questi impianti per consentire agli oltre 1000 partecipanti di essere portati in quota. Quindi in questo caso una grande collaborazione tra due territori vicini che si sono uniti, in, come ha anticipato il sindaco, montagne che in questo caso uniscono. Sì, perché qua siamo proprio a cavallo fra il Veneto, zona di Falcade come ricordavi tu, e il Trentino, il Primiero, in questo anfiteatro naturale a 360 gradi, davvero qua la visione sulle Dolomiti è completa. Irene Pozzebon intanto, polisportiva besanese in quarrata, dai nostri operatori, dalle telecamere sparse sul tracciato, sul tracciato di questa long, di questa prima gara di tre giornate davvero molto molto intense. C'erano anche gli alpini, no, a ricordarci che queste sì, sono montagne che oggi uniscono e che invece nel primo conflitto mondiale dividevano. Sì, gli alpini ci hanno proprio fatto notare questa cosa, tra l'altro in questa occasione si sono messi a disposizione, hanno montato un tendone, hanno praticamente sfamato tutti i partecipanti, quindi se l'evento è riuscito bene, oltre alla Polisportiva Unione Sportiva Primiero, anche il lavoro degli alpini. E Unione Sportiva Primiero, che tra l'altro è stata super disponibile, ha messo a disposizione anche due ragazzi come Lorenzo Brunet e Nicolas Forlin, che si sono prodigati con, in questo caso, l'uso delle GoPro. Sì, ci sono venuti davvero incontro, intanto la Gemperle all'arrivo per quanto riguarda questa prova, così come Sinove Braten, la svedese, altra atleta del nord, Turnstern, tantissimi, no, dicevamo, gli orientisti e le orientiste che sono arrivate dai paesi scandinavi. Questo è Prozaska, che invece arriva dalla SK Praga, dunque dalla
Cecchia, e questo è Alessio Tenani, che rimane comunque uno dei migliori orientisti azzurri, no? Sì, diciamo che in questo momento della stagione probabilmente non è al suo meglio, però è qui sempre per tenersi in allenamento. Il livello dei partecipanti, soprattutto nella categoria, è molto molto buono, e per i nostri ragazzi, soprattutto i giovani anche delle società locali che si sono cimentati, sicuramente un ottimo banco di prova. Virsch e Carson vanno allo sprint, proprio questo è Nicolò Corradini, atleta d'esperienza, GS Castello, Val di Fiemme col numero 1011, anche lui al traguardo. Ricordiamo la manifestazione, quella del Primiero, una settimana dedicata all'orienteering, è a cadenza biennale. Qui la classifica prima giornata, allora Ole Böström, il norvegese, vince per quanto riguarda la categoria Elite. Alla maschile la Breten invece vince per quanto riguarda le ragazze. Ci sarà poi una classifica generale, ma prima la voce ai protagonisti. Ospite d'eccezione qui in Primiero, Natalia Gemperle, campionessa del mondo, che sta preparando appunto gli appuntamenti importanti dell'estate. Lei si presenta. Hello, I'm Natalia Gemperle. Sono Natalia, vengo dalla Russia, ma vivo in Svizzera con mio marito. Corro in un team italiano che si chiama PVT e ho vinto l'anno scorso ai campionati mondiali a middle distance e a 3 anni fa nella staffetta. Ho vinto 7 medaglie mondiali. Parliamo di futuro, campionati del mondo, però qui entra in campo il tecnico, è lui che ci spiega obiettivi e avversari da battere. Sì, siamo qui per preparare i mondiali, che è il nostro grande obiettivo di stagione. Siamo in cerca di una nuova medaglia qui. La concorrenza è grande e lei prenderà parte a tutte le prove. Ci sono molte grandi avversarie che possono batterla. E qua siamo al day 2, seconda giornata, sempre a Passo Valles, come dicevamo. Ci doveva essere una gara al Rolle ed una a Passo Valles, ma poi per motivi legati alla tempesta Vaia, come abbiamo già avuto modo di dire, tutte e due le gare long si sono disputate a Passo Valles. Dicevamo prima dell'intervista alla Gemperle, ci sarà alla fine dei 3 giorni, no, anche Pietro, una classifica generale. Sì, è di fatto una gara a tappe con la premiazione dei migliori della graduatoria generale. La concorrenza, come ho detto, è buonissima. Oggi fa il suo esordio Verena Troi, una delle azzurre più forti. Lei prende parte esclusivamente a questa tappa, noi la seguiremo con particolare attenzione. Parlavi di questo scenario, da una parte vediamo le pale di San Martino, dall'altra parte abbiamo visto la Marmolada. Mentre parte Natalia Gemperle, volevo sottolineare anche l'ospitalità del rifugio locale qui alla Resei, che è sempre stato disponibile con gli organizzatori. Parte uno però dei grandi favoriti, che è Ole Böström. Ole Böström in quadrato allora dalla nostra telecamera alla partenza. Sinov Breten è l'altra grande favorita per quanto riguarda anche proprio il successo finale in questa classifica generale di cui parlavamo, perché ricordiamo che l'appuntamento con la 3 giorni dell'orientamento in Primiero è biennale e che l'edizione 2019 è la seconda. La competizione per l'appunto è composta da 3 diverse gare, una al giorno, in posti, lo vedete, molto suggestivi dal punto di vista del paesaggio e del territorio. Ancora Alessio Tenani, polisportiva Masi, e guardate che cielo, no? Anche che in qualche momento sembrava anche minacciare pioggia, invece poi il tempo è stato sempre clemente. Il tempo è stato clemente e volevo farti notare questo paesaggio insolito, molto aperto, non è il classico bosco dove siamo abituati a veder competere gli orientisti. Come ha sottolineato Natalia Gemperle, che è una delle ragazze che teniamo in particolare attenzione, è qui per preparare i mondiali e perché qui sta trovando l'altura, quindi dorme a Passo Rolle, ha un'organizzazione molto particolare, sempre seguita
dal suo coach, che è uno stratega che è molto abile nel saper calibrare i picchi di forma, sa quando è il momento di salire o di scendere, e lei ottiene il massimo dei benefici da questa preparazione, mentre sembra che altri atleti, una volta scesi, invece risultano quasi ingolfati. Invece lei pare essere una bravissima in questo tipo di calcolo. Ecco la Verena Troi. Verena Troi, 495, Terlaner Orientierungsläufer, l'abbiamo vista anche alla via con grande concentrazione proprio prima della prova, e l'Alto Tesina è venuta qui per fare una buona gara, anche lei in preparazione in vista dell'appuntamento clou della stagione, che è quello dei mondiali a fine agosto in Norvegia, come ricordavamo poc'anzi, e sempre una che ci tiene a fare bene, ha vinto davvero tanto, sicuramente a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, non ha mai sfigurato, anzi Verena Troi si è sempre difesa molto molto bene. Pascal Schmid, tanti dicevamo appunto, gli orientisti e le orientiste che sono arrivati qui in primiero dall'estero, sicuramente i più forti come sempre quelli nordici, però anche abbiamo visto il ceco per esempio, che si sta difendendo davvero molto molto bene, secondo nella prima di queste tre giornate. Qui invece Samuele Curzio, anche lui polisportiva Masi, quindi è compagno di squadra di Alessio Tenani, e l'ambiente sì molto aperto, ma le difficoltà davvero non mancano, no? Tante rocce, la difficoltà di andare a trovare, a scovare queste lanterne, non è sempre facile, no? Ci ha spiegato anche prima Pierpaolo Corona, il tracciatore, quali erano le difficoltà che avrebbero incontrato questi atleti. Sì, non è sempre facile, perché poi vengono un pochino a mancare, per assurdo, in un panorama così aperto, certi punti di riferimento, quindi bisogna essere molto bravi a andare in direzione. Elsa Kaipe all'arrivo, e ci dà modo anche di dire che erano parecchi i giovani e i giovanissimi che hanno preso parte a questa gara, no? Sì, di fatto erano veramente tanti, e uno degli obiettivi della federazione e dell'US Primiero è proprio quello di dare la possibilità ai giovani di confrontarsi e di gareggiare su questo tipo di terreni molto tecnici. La stessa US Primiero ci diceva, proprio uno degli organizzatori, porta i ragazzi trentini a gareggiare soprattutto in Svezia e Norvegia, proprio per cimentarsi con quelli che sono i campioni di questo sport, no? Anche questo è molto importante per far crescere il movimento azzurro italiano. Sì, è così, in particolare ci sono delle regioni molto organizzate, qui siamo in Trentino, e ti sottolineo l'arrivo di Adol Kempf, 93 anni, vuol dire che... L'orienteering non fa male. Non quindi, fa insomma. Male, lui è arrivato totalmente in autonomia con il suo camper, era stato prima la 5 giorni d'Italia, quindi è reduce da una doppia corsa a tappe. Sì, dai, esagerato, è classe 26, 93 li deve ancora fare, diciamo la verità, dai. Però sì, insomma, non guasta. Siamo alla classifica, vince ancora il norvegese Bøström, anche questa seconda long. Gamperlen va invece a vincere tra le ragazze davanti proprio a Breten. La generale ci dice Olle Bøström, naturalmente dopo due successi non poteva che essere così, e Breten che sta lì davanti alla Gamperlen. Le interviste. Verena Troi, qui alla Tre Giorni delle Dolomiti, per vincere o per prepararti ai mondiali? Per prepararmi ai mondiali e per fare una gara in un terreno bellissimo, in un posto bellissimo. Tue sensazioni di oggi? Un terreno veramente molto bello, una fortuna anche col tempo, che alla fine c'è il sole oggi, e il terreno difficile, bisogna stare molto attenti, nonostante la buona visibilità senza gli alberi, però è comunque sempre difficile, bisogna stare attenti sempre. Gian Domenico, allora sei in tenuta estiva, però in questo caso niente fondo sulla neve, ti stai preparando per la nuova stagione? Ma sì, adesso prosegue la preparazione a secco, un po' di skiroll, un po' di camminate lungo i sentieri e mountain bike, sfrutto appieno tutto quello che mi offre la Valle di Primiero. Il territorio, insomma, sei appena tornato con gli skiroll, sei andato a farti una sgambata? Sì, ho appena fatto un lungo verso il Passo Rolle e adesso un po' di recupero e poi avanti tutti i giorni, doppio allenamento nelle settimane di carico. Sono già carico per la prossima stagione. Non ci saranno mondiali, olimpiadi, ma comunque ci saranno molti appuntamenti. Spero di fare un buon tour de ski, cercherò di dare il massimo.
Allora, siamo all'ultimo giorno e siamo in Val Canali, sempre in Primiero, Val Canali che è anche la sede del parco naturale. Qui le immagini dall'alto ci fanno vedere come è stato preparato il tutto, Pietro. Sì, qui siamo a Villa Vesberg, vediamo qua in queste immagini, ma ne parliamo dopo. Tracciatore di questa gara mid in Val Canali, Michele Ren, che viene dalla Svizzera, da Lugano. Esatto, vengo da Lugano anche se ho i genitori che sono nati e cresciuti qui vicino. È un tipo di gara abbastanza nervoso, con tratte tra un punto e l'altro corte, con tanti cambi di direzione, quindi ci vuole rapidità nella lettura della cartina, una lettura comunque molto attenta ai particolari. Le salite non mancano e quindi anche una buona dote di fisico. E ricominciamo dalla Gemperle, però tu avevi un discorso aperto con Villa Vesberg, che è anche la sede del parco, no? Sì, Pietro? Ne avevamo due discorsi aperti, Villa Vesberg, dove le scolaresche vanno in gita perché c'è l'orto botanico e tante cose legate alla didattica e all'ambiente, è un bellissimo progetto. L'altra cosa che invece dovevamo concludere riguardo i giovani, tutte le regioni si organizzano per portare i giovani a fare delle esperienze, quelle come il Trentino, presieduto a Lino Orler, organizza questa trasferta sì in Scandinavia, e oppure ci sono anche degli interscambi tra regioni che vanno e organizzano degli allenamenti coordinati, perché organizzare degli camp di orienteering è sempre un bel impegno. Abbiamo visto partire le due favorite proprio per la vittoria finale nella generale femminile, la Gemperle e la Breten. La Breten avete visto con il completo bianco-azzurro, il numero di gara 899, e la Gemperle, la russa campionessa del mondo proprio in questa disciplina, peraltro, perché siamo passati dalle due long a una middle. Sì, Natalia Gemperle che oggi tenta l'impresa, sarà molto difficile, ma tenterà di andare all'assalto del primato, vedremo se riuscirà a aggiudicarsi la classifica generale, e l'altro è Ole Bostrom, anche lui impegnato a difendere il suo titolo. Come vedi, oggi siamo passati in un ambiente naturale completamente diverso, siamo nel bosco tanto caro agli orientisti. Eh sì, qui la vegetazione è piuttosto fitta, tutt'altra storia rispetto alla quota, rispetto a Passo Valles, dove si sono disputate le due prove long, ancora la Gemperle, qua siamo su Synnøve Breten, anche lei deve cimentarsi con questa vegetazione, andare a cercarsi le sue lanterne per la punzonatura e poi trovare nuovamente i punti successivi, incroci, no, di atlete in questo caso, perché poi ognuno sceglie o ognuna sceglie la strada che più gli fa comodo. Sì, ognuno sceglie la strada che più gli fa comodo oppure che riesce a fare, perché ci sono dei percorsi più brevi che però risultano essere molto più duri. Una piccola nota sulla Val Canali dove siamo, anche qui purtroppo il maltempo è stato tremendo e gli organizzatori hanno dovuto intervenire perché una parte importante della mappa era risultata danneggiata. Però tra l'altro mappe nuove, no? Che erano anche state, sì, realizzate proprio appositamente per questa settimana dell'orienteering. Sì, però diciamo che gli organizzatori dell'US Primiero non sono tipi che si scoraggiano facilmente, e la risposta che ci hanno dato è stata fa niente, vuol dire che tra qualche anno rifaremo le mappe su terreni praticamente nuovi e diversi, e quindi per noi sarà un'altra novità ancora. Quindi anche in questa cosa negativa sono riusciti a trovare un punto di vista positivo, ma ci portiamo oramai verso l'arrivo e scopriremo chi vincerà oggi. Anche qui giovanissimi e giovanissime ancora che si dedicano a questo sport, e Alessio Tenani, che abbiamo ripreso sia nelle prove long ma anche in questa mid, l'abbiamo visto ancora in precedenza, il ceco Jan Prochaska, che lotta anche lui per la classifica generale, così come Ole Bostrom, che è in testa dopo le due vittorie nelle due long e che quindi oggi deve un po' forse difendersi in questa mid per cercare di portare a casa la vittoria nella generale sul ceco Jan Prochaska, di cui parlavamo proprio prima, un Ole Bostrom che anche lui qui è alle prese con la fitta vegetazione della Val Canali.
In gara oggi anche Irene Pozzebon, una piccola curiosità, l'abbiamo vista arrivare in bicicletta, quindi è arrivata sicuramente bella calda alla gara perché si è scalata i 5 km di salita che da Primiero portavano poi qui alla Valcanali. È un modo anche quello per prepararsi al meglio e insomma a fatica si aggiunge fatica, come dire Pietro. Sì, sportiva a 360 gradi in questo caso. Ma eccolo qua, ancora Olle Bergström che sta cercando lanterne, che sta cercando di mantenere la testa della classifica generale. Attenzione perché appunto il ceco è scatenato e cerca di scalare la generale, cerca di sopravanzare Olle Bergström, anche se sarà un compito piuttosto arduo. È un compito arduo, ma Prokaska oggi sta andando decisamente meglio, è l'uomo dal miglior intertempo. Eccola qua Irene Pozzebon, come dicevamo, oggi lei non sta brillando, però noi la seguiamo sempre con attenzione. Chi invece sta andando molto bene è la Breten. Eh sì, a tutta velocità l'abbiamo vista, la favorita per la vittoria nella generale Synnøve Breten, e qua siamo proprio nella zona d'arrivo. Alessio Tenani conclude qui la sua fatica con il numero 475, il ragazzo della polisportiva Masi. Eccolo qui, Olle Bergström arriva piuttosto affaticato quest'oggi al termine di questa middle, un po' di fatica dunque per il norvegese, che dovrebbe però mantenere senza problemi la testa della classifica generale. Altri arrivi che si susseguono qui nella zona dove è stata posta appunto la linea finale di questa middle distance, di questa terza gara che conclude la intensa tre giorni del Primiero. Sì, siamo ora, eccolo qua, Prokaska chiude al primo posto parziale, andremo ora a fare i conteggi, anche se difficilmente supererà Bostrom. Ma al femminile invece la Breten, che aveva una certa paura o comunque un certo timore, rispetto per la Gemperle, che oggi è intenzionata, come si dice, a fare la gara. Assolutamente, intanto si arriva sul traguardo davvero distrutti, come vedete anche da questa bella immagine. La fatica si fa tutta anche nell'orienteering. Samuele Curzio, anche lui al termine della gara. Eccola la Breten che arriva sul traguardo, anche lei mira alla classifica generale. Ricordiamo, così come il norvegese Bostrom, e qui altri arrivi sempre sul traguardo. Ricordiamo che prima Jan Prochazka, il ceco, ha vinto questa middle in 41 primi e 29 secondi. Arriva anche la Gemperle, che chiude prima nella sua specialità, 37.56 il suo tempo, davanti alla Breten, che però si porta a casa la vittoria nella classifica generale. È una russa atipica, molto estroversa, sempre sorridente, e però molto forte, e sarà sicuramente un osso durissimo ai prossimi mondiali. Ah, non c'è dubbio, la preparazione eccellente per lei. Allora, il ceco è andato a prendersi la vittoria di giornata nella middle, 41.29 davanti a Glonk, 41.58, così come la Gemperle, 37.56 davanti alla Breten, 39.17. Breten che però resta in testa alla classifica generale, così come Olle Bergström, che vince la generale davanti al ceco e a Gionek, altro atleta che viene per l'appunto dalla Repubblica Ceca, e poi Breten, Gemperle e poi la svedese Fremstad. Sì, è stata una bellissima sfida, una bellissima coreografia finale qua con i podi, con gli atleti che ricevono anche la divisa ufficiale del US Primiero. Come vedi, queste giacche azzurre e rosso sono proprio il simbolo del primato che spettano ai vincitori. Due cose da sottolineare: la grande competenza e bravura dell'US Primiero e direi anche una ospitalità del territorio eccellente. La voce dei protagonisti. Siamo con la vincitrice della classifica generale, congratulazioni. Thanks. I'm very satisfied. Grazie, sono molto soddisfatta di questo successo nella classifica generale. Ho gareggiato tre giorni in modo stabile. Olle Bostrom, congratulazioni, grande successo. Thanks a lot. It's been great. Sono stati tre bellissimi giorni qui nelle Dolomiti. Tre ottime gare e sono soddisfatto.
È sempre bello vincere questo tipo di gare. Sergio Anesi, commissario straordinario FISO, qua per la conclusione di questo grande evento dell'US Primiero. Sì, un grande evento internazionale, una grande professionalità nell'organizzazione, il posto ovviamente stupendo. Credo che la federazione debba ringraziare sempre gli organizzatori, ma in questo caso il ringraziamento è davvero sentito, perché attraverso queste manifestazioni possono permettere alle società di fare promozione soprattutto con i giovani e di incrementare la visibilità del nostro sport, che necessita di essere interpretato in questo modo. Pietro, siamo giunti alla fine anche di questa 3 giorni intensissima in Primiero. Sì, 3 giorni intensissimi, le emozioni non sono mancate, il panorama è stato dei migliori, la competenza tecnica al massimo livello, che dire, complimenti a tutti. L'Orient Tiring ritornerà a settembre, sempre su Rai Sport, grazie a Pietro Ilarieti, grazie a Enrico Gremes per l'assistenza tecnica, grazie a voi gentili telespettatori, rimanete con i programmi di Rai Sport.